È giusto parlare con gli altri di ciò che stiamo manifestando? Ni. A meno che tu non parli dei tuoi desideri con le persone che credono come te nella legge di attrazione e nella manifestazione, io non ti consiglio di parlare con le persone vicine dei tuoi obiettivi. Principalmente perché le persone che non sono riuscite ad ottenere una cosa sulla quale tu stai lavorando tenderanno sempre a dirti non lo puoi fare, non ci riuscirai, lascia perdere perché tanto non è una cosa per te. Ovviamente non è il fatto di parlare con gli altri che determinerà la riuscita o no della tua manifestazione, ma è l'influenza che gli altri hanno su di te. Se sei una persona che ha sempre fatto quello che voleva e degli altri non gliene è mai importato niente, allora parla pure di quello che vuoi. Ma se sei una persona che si lascia influenzare dall'opinione degli altri, che tende a cercare la conferma altrove e non dentro di sé, allora io ti consiglio di non dire niente. In primis perché tu non sei gli altri, quindi se gli altri non sono riusciti ad ottenere un qualcosa, non significa che non necessariamente non ci devi riuscire anche tu. Secondo, perché l'opinione discordante degli altri, del tuo amico che ti viene a dire guarda, ci ha provato mio zio e gli è andato malissimo, quindi lascia perdere, potrebbe in un qualche modo creare dentro di te una sorta di paura che poi è proprio quella che andrà ad influenzare la manifestazione del desiderio. La paura che magari prima non c'era e quindi non rappresentava un ostacolo andrà a creare successivamente delle dinamiche indesiderate. Quindi il mio consiglio è, so che c'è il desiderio di confrontarsi con gli altri, però bisogna un attimo imparare a capire se è il caso oppure no. Poiché non tutte le persone attorno a noi gioiscono per le nostre vittorie.